La perdonanza ci riprova. Sarà così ripresentata la candidatura della perdonanza come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Sarà presentato un nuovo documento basato ancora una volta sul valore della solidarietà sociale dei popoli che la perdonanza rappresenta. Nel documento si spiegheranno meglio anche gli altri dettagli e gli altri valori incarnati dalla perdonanza celestiniana. A supportare il progetto il professor Francesco Sabatini, il presidente emerito dell'Accademia della Crusca, da sempre vicino all'Aquila e alle sue tradizioni. Per presentare di nuovo la candidatura, il comitato si è appellato a tutte le istituzioni italiane, a partire dal Presidente della Repubblica. La candidatura della perdonanza come patrimonio immateriale dell'UNESCO è infatti una questione nazionale. Conto di quelli che sono stati i pretesti, perché tali bisogna considerarli per fermare all'ultimo momento nella prima operazione. E quindi tecnicamente i documenti, gli approfondimenti, di nuovo le adesioni delle istituzioni anche estere. A livello della responsabilità politica abbiamo fatto pervenire i tre ministeri che poi sono quelli che devono decidere all'unanimità questa candidatura, cioè beni culturali, Ministero degli Esteri e Ministero dell'Agricoltura che è entrato in queste decisioni da qualche anno, che c'era stato certamente un equivoco, un'incomprensione, una disattenzione, meglio, verso il valore di questo valore, questo patrimonio, che aveva ricevuto il consenso di molti rappresentanti esteri, anche di paesi di diversa fede religiosa, quindi non c'è nessun intralcio di quel tipo. E ora ci prepariamo a fornire questa documentazione nuova alla riunione del gruppo italiano, che deve riproporla a Parigi e avverrà entro la fine di marzo questa ripresentazione. Le buone pratiche da adottare per preservarsi dal rischio di truffe ed evitare di cadere nelle mani dei malviventi è stato il tema dell'incontro del carabiniere tra la gente. L'arma ha infatti partecipato con i suoi massimi esponenti all'incontro organizzato alla casetta che non c'è di Pagliare di Sassa. Tra la gente, per la gente. I carabinieri con questo gesto si confermano di incarnare lo spirito dello Stato, della sicurezza e della solidarietà cittadina, ancora viva nel terzo millennio grazie a queste iniziative. Io ringrazio tutta l'associazione che ha voluto organizzare questo incontro, che per noi è un'opportunità per dare degli utili consigli alla cittadinanza, di cui ci sentiamo assolutamente una parte integrante, una parte importante ed integrante della stessa. Ciò al fine di poter consentire delle valide difese a chi effettivamente ha una posizione di debolezza rispetto ad altri. Abbiamo appunto parlato di diverse figure di reato, ma soprattutto abbiamo posto l'accento su quello che è appunto il reato che ultimamente sta dando più fastidio a livello nazionale, che è quello appunto delle truffe agli anziani. La nostra vicinanza, la nostra prossimità alla cittadinanza è finalizzata ad assicurare sicurezza, una sicurezza partecipata di cui appunto il cittadino fa parte con le sue segnalazioni. Un defibrillatore portatile semiautomatico di ultima generazione che parla e indica che cosa fare. È stato questo il dono fatto dalla Confartigianato L'Aquila in collaborazione con la sede locale della Croce Rossa Italiana alla piscina comunale dell'Aquila. Uno strumento utile per il primo soccorso che arricchisce l'apparato di sicurezza della storica struttura acquatica del capoluogo.
La Croce Rossa, sempre vicino alla prevenzione e alla diffusione proprio della salute, in collaborazione con la Confartigianato, ha portato avanti questa iniziativa grazie anche a un gruppo di volontari della Croce Rossa che donano il sangue, perché è la loro attività principale al servizio sempre della gente, e insieme abbiamo deciso di donare questo defibrillatore e di metterlo qui alla piscina comunale, fermo restando che noi abbiamo già formato il personale della piscina all'utilizzo del defibrillatore per intervenire prontamente in caso di necessità. È un defibrillatore che con un corso di 8 ore, che poi viene ripetuto perché vengono fatti i retraining dopo 2 anni, dà la possibilità a tutti i laici di intervenire, quindi utilizzando le manovre di rianimazione cardiopolmonare e insieme utilizzando la macchina. Non è una macchina, non è dannosa, fa un po' tutto lui, parla da solo, quindi nei momenti del bisogno, quindi quando viene effettuata la manovra di rianimazione cardiopolmonare, al momento della necessità di applicazione delle piastre, quindi e della scarica, il defibrillatore dà le istruzioni, ecco perché è comodo, è facile e può essere utilizzato anche da personale che non è medico. E abruzzese la mano dell'artigiano orafo che realizzerà i rosoni siciliani che saranno poi messi in vendita al British Museum di Londra. L'orafo Giuliano Montaldi porta l'arte orafa, appunto, ma quella abruzzese, al British Museum a Londra. Come si è arrivati a questo grandissimo risultato? Allora, la nostra azienda partecipa come ogni anno all'internazionale di gioielleria che si svolge a Londra, e presso l'Olympia London c'è una sezione di goldsmith, cioè di artigiani orafi nel secondo livello. E lì, durante questa mia manifestazione, sono stato contattato dai rappresentanti del British per realizzare dei rosoni della chiesa di Sant'Agostino di Palermo. Loro acquisteranno questo prodotto e lo venderanno. Questo è... Il prodotto sarà venduto nello shop del British? Esatto, c'è questa manifestazione in omaggio alla regione siciliana che durerà lì 4 mesi, dal mese di maggio fino a fine settembre. Con che spirito ha accolto questa iniziativa? Beh, il piacere di entrare in uno dei musei più importanti del mondo, dove ci sono 6 milioni di visitatori, e essere, diciamo, anche i miei pezzi sono in questo museo così importante. Le racchette da neve per esplorare le bellezze naturalistiche dell'altopiano di Campofelice. Saranno proprio loro le protagoniste della 12ª edizione di Racchette in Gran Sasso, in programma domenica 14 febbraio alle ore 9 con partenza dall'Hotel Vecchia Miniera sull'altopiano di Campofelice. L'evento è stato organizzato per il 12° anno di fila dalla sezione aquilana del Club Alpino Italiano. Il direttore della scuola di escursionismo, Felice Flati, spiega ai nostri microfoni come si svolgerà la particolare giornata con le racchette in mano. È un percorso di media difficoltà di 5 km e 300 metri, in più ci sarà un altro percorso per le famiglie, per i bambini, e purtroppo quest'anno siamo svantaggiati da questo problema che c'è del meteo, della neve, però la sezione ha voluto mantenere questa data perché abbiamo una serie di impegni con le altre sezioni e ospiteremo molte sezioni del centro Italia, per cui anche se non ci sarà una nevicata abbondante che la prevediamo in queste ore, comunque faremo questo incontro per stare tutti insieme nello spirito di quello che è la montagna, che unisce e avvicina le persone. La manifestazione sarà l'occasione per valorizzare le bellezze naturalistiche di Lucoli, palcoscenico della giornata. Siamo onorati, è importantissimo questo evento, e siamo onorati che il CAI ha tenuto a valorizzare, perché sono stati loro a proporci le bellezze naturalistiche della Valle Lucolana. Questa è la seconda edizione che si svolgerà a Lucoli, nel territorio di Lucolano. La prima è stata fatta direttamente sulla piana di Campofelice. Questa volta invece si tende a valorizzare proprio la vallata, quindi dalla partenza della vecchia miniera verso Casamaina. Quindi un percorso, se vogliamo, nuovo,
anche un po' più impegnativo e che porterà certamente ad apprezzare tutti coloro che parteciperanno a questa ciaspolata le bellezze della nostra vallata. Un Pari che sa in parte di occasione sciupata, l'Aquila impatta al Fattori 0-0 contro la capolista SPAL, resta un po' di amaro in bocca tra le fila rosso-blu per non aver approfittato di più di un'ora giocata in superiorità numerica. La SPAL però ha fatto valere la sua solidità portando a casa un punto utile visto anche l'ampio vantaggio in classifica sulle inseguitrici. Perrone se la gioca con il 3-4-3 confermando Benzai al fianco di Manuel Mancini e con San Domenico e Ceccarelli ai fianchi di Perna. 3-5-2 per gli estensi e una panchina di lusso dove si accomodano Grassi, Cottafave e Di Quinzio. I primi minuti vedono le due squadre affrontarsi a viso aperto, si segnalano un paio di episodi, da un lato l'uscita di Scotti a valanga su Finotto, dall'altro lo spunto insistito di San Domenico che converge e conclude al lato. La svolta della gara al 27esimo, Gianni si addormenta sul pallone e se lo fa soffiare da Perna che punta la porta della SPAL ma viene goffamente steso da terra dallo stesso Gianni. Pochi dubbi per Amabile di Vicenza che decreta la punizione ed espelle il difensore estense. La seguente punizione di Ceccarelli si spegne di poco sopra l'incrocio dei pali. Più pericoloso è l'affondo di San Domenico che va in classica serpentina ma il suo diagonale si perde fuori di un soffio. In chiusura di tempo si fa rivedere la SPAL con la punizione dello specialista Castagnetti sopra la traversa. Più marcata si fa la supremazia territoriale aquilana nel secondo tempo. Il monologo rossoblu però non trova grossi sfoghi di fronte alla consistenza della capolista che concede solo conclusioni dal limite o dai 20 metri. Branduani disinnesca quella di San Domenico in due tempi, pericolosa la botta di Benzaia e Branduani si rifugia in corner. Più agevole invece l'intervento sul sinistro di Perna. Perrone prova ad attingere dalla panchina con De Sousa e Triarico al posto di De Francesco e Ceccarelli, ma il doppio centravanti non paga, anche se nel finale San Domenico pennella proprio per Perna, che però non riesce ad angolare il colpo di testa da buona posizione e l'estremo Spallino ha ancora vita facile. Finisce così senza gol, per la SPAL va bene così, per l'Aquila un'occasione persa per accelerare l'operazione risalita in classifica. Devo dire che comunque oggi la squadra è abbastanza quadrata, ha provato a giocare contro un avversario insomma, di tutto livello, rischiando poco. Questo è un segnale secondo me confortante, che comunque la squadra con i nuovi innesti comincia anche a trovare una quadratura. Adesso dobbiamo cominciare a fare punti importanti anche su campi difficili. La squadra poi ha provato a giocare, magari avremmo potuto sfruttare un pochino meglio quello che siamo riusciti a creare, però è anche difficile perché comunque la SPAL è una squadra che ha la miglior difesa, che lascia pochi spazi e nonostante tutto insomma, noi siamo stati pericolosi in più di una circostanza, quindi vuol dire che la partita l'abbiamo fatta bene. Ma noi non è che pensavamo di pareggiarla, noi abbiamo giocato, anche insomma avete visto che l'atteggiamento della squadra è stato sempre per cercare di vincere, ma anche se loro fossero rimasti in 11 l'atteggiamento non sarebbe cambiato. È stata una partita difficilissima in 10 per quasi tutta la partita e siamo riusciti ad affrontare un avversario molto valido che poi, essendo rimasti in inferiorità, ci ha messo ancora più in difficoltà di quanto pensavamo. Devo dire che non avevamo mai provato questa difesa a 4, sono stati molto bravi i ragazzi a interpretarla nella maniera giusta.